Buongiorno a tutti. Dopo aver fatto colazione con calma, sono andata in bagno a prepararmi. Ho lavato il viso come faccio ogni mattina, mentre un paio di volte alla settimana faccio anche uno scrub. Poi ho fatto una maschera purificante perché la mia pelle ne aveva assolutamente bisogno. E successivamente sono passata ai capelli. Ho applicato il Vanilla Boost di Pomelo, una maschera super nutriente, ricca di oli, che va a nutrire i capelli prima dello shampoo. Infatti, dopo l'applicazione sono andata a rifare il letto, sistemare la camera. Intanto la maschera ha agito per una trentina di minuti. Poi mi butto sotto la doccia, vado a risciacquare per bene la maschera applicata e passo allo shampoo. Utilizzo il Peach Paradise, specialmente in questo periodo. Questo è indicato per i capelli secchi e danneggiati, in quanto è uno shampoo molto idratante, formulato con una ricca miscela di cocco che va a pulire e idratare i capelli in modo molto delicato, senza però rimuovere gli oli naturali. Sciacquato lo shampoo, passo al balsamo, sempre della linea Peach Paradise. Questo è un balsamo molto nutriente, lo metto sulle lunghezze e sulle punte e va a ricostruire e idratare i capelli lasciandoli super setosi. Infine non può mancare qualche goccia di vanilla elixir per rendere i capelli ancora più luminosi. Come avete visto, stamattina l'ho presa con calma, mi sono coccolata un po', ho fatto la mia colazione, una bella skincare con maschera viso che non riesco a fare tutti i giorni e ho lavato anche i capelli perché era quasi una settimana che non li lavavo, quindi c'era assolutamente la necessità di lavarli. Come avete visto, ho utilizzato i prodotti di Pomelo. Oltre a quelli che vi ho mostrato nel video che sto utilizzando io, in realtà ce ne sono tantissimi altri per le varie tipologie di capello, dal capello grasso al cuoio che si irrita, al cuoio capelluto che tende ad irritarsi, oppure per i capelli colorati, per i capelli secchi come nel mio caso o danneggiati, perché tra l'altro io ormai credo di non estrapolata dalla parrucchiera da quasi un anno, nel senso che non li ho più tagliati, quindi voglio assolutamente, visto che sono diventati molto lunghi, andare prendere appuntamento e andare ad accorciarli, dargli una bella spuntatina. Però nel frattempo comunque mi prendo cura dei miei capelli che, seppur non taglio da tantissimo tempo, sono ancora belli. E tutto questo grazie ai prodotti Pomelo. Sono tutti prodotti realizzati con ingredienti di origine naturale, vegani, quindi non danneggiano i capelli. E la cosa che mi piace molto di questo brand, oltre al fatto che hanno delle fragranze pazzesche, come ad esempio il Vanilla Boost, ha un profumo di vaniglia strepitoso, è anche i risultati immediati che danno ai capelli. Infatti, vi basterà utilizzare i loro prodotti per qualche trattamento, per 2-3 lavaggi, per già notare un notevole miglioramento del cuoio capelluto e dei capelli in generale. Sono molto più luminosi, più morbidi e meno secchi rispetto a quello che erano un tempo quando non utilizzavo questo brand. Comunque, qui in descrizione vi lascio anche un codice sconto da utilizzare sul sito, qui comunque vi lascio scritto tutto. E se come me avete dei capelli secchi che hanno bisogno di essere nutriti, vi consiglio di partire con il Peach Duo Set, quindi balsamo e shampoo che vanno proprio a nutrire in profondità i capelli. Cambiando totalmente discorso, alla fine questa settimana non è riuscito a venire il pittore per dei lavoretti che doveva fare e quindi abbiamo dovuto posticipare i lavori in camera. Però mi ha detto che settimana prossima si libera, quindi in teoria dovrebbe passare. Poi non so se passa e parte subito con i lavori, oppure se viene un attimo a vedere cosa c'è da fare e poi verrà magari nelle prossime settimane. Ancora questo non lo so. Io spero di partire il prima possibile perché non vedo l'ora di vedere tutto completato. Sapete che io quando inizio qualcosa poi mi faccio prendere e non vedo l'ora di vedere tutto completato. Ormai l'armadio è quasi un mese che ci è arrivato, non mi sembra vero, è già passato un mese quando abbiamo l'armadio, il tempo sta volando, cioè ultimamente il tempo mi passa in un modo impressionante, ultimamente mi sta proprio volando, non so se capita anche a voi, ma incredibile, il tempo passa troppo troppo velocemente. Comunque, un'altra cosa che ho dovuto fare ieri, perché una signorina, indovinate chi, è sempre lei, Moka,
ci ha fatto un piccolo scherzetto, ovvero ho trovato una macchia di pipì, quindi fresca, sul divano, non vi dico nient'altro, ho dovuto sfoderare tutto. Tutto. Adesso vi faccio vedere in che condizioni è il nostro soppalco. Siete pronti a vedere in che condizioni è? 3, 2, 1, cioè mi devo mettere le mani nei capelli perché è tutto ribaltato, tutto. Ed ecco qua. Ho dovuto smontare il divano perché comunque sono 3 moduli, quindi li ho smontati. La cosa bella di quando abbiamo fatto fare il divano su misura è che, essendo molto grande, perché doveva seguire comunque tutta la ringhiera del soppalco, per forza di cose è stato fatto in moduli da 3, quindi 2 dritti, 1 e questo 2, mentre invece questo è tondo perché doveva appunto seguire la curva della ringhiera. E avendolo fatto diviso in moduli così, volendolo possiamo spostare anche in altre zone di casa, perché può diventare anche un divano più piccolino, e questo è un aspetto che mi piace molto. Comunque ho dovuto togliere tutto. Il danno in realtà lei l'ha fatto su questo modulo più grande, ho detto, però già che ci sono ho sfoderato tutto e ho messo tutto in lavatrice, tra l'altro adesso sta asciugando ancora e poi più tardi vado a rimettere tutto al proprio posto. Ho lavato anche tutti i cuscini, queste sono tutte le imbottiture, poi dovrò sfoderare anche questa poltroncina, così vado a lavare anche lei. E c'è un casino, c'è tutto ribaltato, incredibile. In realtà sfoderarlo è il meno, perché si sfodera molto velocemente. È più noioso andare a rimettere tutto al proprio posto, perché ci mettiamo di più quando dobbiamo ricoprirlo nuovamente che non il contrario, però devo assolutamente farlo. Cioè, volendo, questo è un tessuto che si può lavare anche direttamente sul divano. Abbiamo preso un tessuto che si può appunto lavare nell'immediato con una spugnettina, si può andare dietro direttamente dal divano, però visto che comunque vi avevo già anticipato che era un lavoro che avrei comunque voluto fare in questi mesi, ho detto ne approfitto e lo faccio adesso, così questa primavera non ci penso più, e quindi detto fatto, alla fine ho sfoderato tutto. Adesso vi faccio vedere un acquisto che ho fatto ieri, perché prima Ste è andato ieri sera a fare la terza dose, io ce l'ho lunedì, per ora sta bene, solo un po' di mal di braccio, però niente di più, quindi molto molto bene, spero di non star male neanch'io. E dopo il vaccino è tornato a casa e siamo andati a prendere 2 hamburger da Sporto, in un centro commerciale qui vicino a casa nostra, e mentre lui aspettava la cena io sono andata in un negozio e ho preso un tappeto per il bagno. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Tappeto messo, è parecchio grande perché misura, non ho ancora tolto l'etichetta, misura 70x120 ed effettivamente era quello più grande. C'era anche più piccolino, forse 50x70, però visto che il nostro mobile del bagno è lungo 160, ho pensato che un 120 poteva starci, ed effettivamente mi piace come ci sta. È morbidissimo. Peccato che questi tappeti, dopo averli lavati tipo una ventina di volte, non sono più morbidi come all'inizio. Comunque è bello, mi piace come ci sta. Stavo guardando su internet perché volevo cambiare i dispenser del bagno. Ormai hanno un po' di anni, li avevo presi tra l'altro, sono andata a provare in un supermercato nella zona bagno,
pagati pochissimo e si sono un po' macchiati perché li avevo presi bianchi, ma non sono più bianchi, bianchi sono un po' ingialliti. E stavo pensando di prendere questi, magari vi metto la foto, e ho il dubbio se prenderne due, ovvero uno per il bidet e uno per il lavandino, oppure se prendere soltanto, soltanto per il lavandino, quindi il set porta spazzolini e il dispenser per il sapone. Sono anche indecisa se prenderlo bianco oppure se prenderlo grigio, però avendo il top del bagno un grigio scuro, quasi quasi forse è meglio farlo bianco, che almeno c'è contrasto. E quindi pensavo di prendere questi, quasi quasi faccio l'ordine, così 5 giorni lavorativi, settimana prossima mi arrivano e vado a cambiarli. Ed è un po' che li punto, devo ammetterlo, però insomma costicchiano un po'. E quindi stavo un attimo posticipando l'acquisto, però mi sa che alla fine sono quelli che mi piacciono di più, che ho trovato un po' su internet, un po' bazzicando qua e là, e mi sa che alla fine prenderò questi. Dopo magari faccio l'ordine. Tra l'altro sto anche aspettando un pacco che mi deve arrivare oggi, di un ordine che ho fatto io per il regalo di compleanno di Ste. Lui ha fatto gli anni il 5 di gennaio, in realtà il regalo è già arrivato, gliel'ho già dato, ma ho sbagliato la misura, quindi ho dovuto fare il reso e l'ho riordinato. Speriamo che la misura che abbiamo ordinato adesso sia quella giusta. Appena arriva vi faccio vedere, spero che arrivi in tempo prima che io parta per andare a lavoro. In teoria mi dicono in consegna per oggi, fra un paio d'ore dovrei, cioè sono ancora a casa, quindi speriamo. Brevissimo aggiornamento: il corriere non è ancora arrivato, ormai sono 3:50, io devo assolutamente scappare perché se no faccio tardi, devo anche cambiarmi, quindi nulla arriverà che io non sono a casa. Speriamo che Ste riesca a rispondere, perché mi ha detto che da adesso fino a stasera è pieno di call, quindi insomma speriamo possa andare a rispondere al corriere. Nulla, io vado a lavoro e noi ci vediamo stasera quando torno, ovvero alle 9, non fatemici pensare, però arrivo tardi, ovviamente iniziando tardi, arrivo tardi. E dopo, rieccomi tornata a casa, ho appena finito di mangiare, penso di aver mangiato troppo perché ora mi sento tutta gonfia. Comunque, quando io non ero a casa, ovviamente è arrivato il pacchettino che aspettavamo. Io ho preso un braccialettino di Dodo. In realtà questo è stato il secondo regalo, perché l'altro, ovvero gli AirPods, glieli ho dati proprio il giorno del compleanno giusto. Il bracciale non è arrivato in tempo, e quindi, o meglio, è arrivato in tempo, ma l'ho fatto spedire a casa dei miei. Quindi sono andata a recuperarlo, gliel'ho dato la sera del suo compleanno e non la mattina, non a mezzanotte come avevo fatto con le cuffiette, però appunto gli andava grande, quindi ho dovuto renderlo e ordinare la misura più piccolina. Ve lo faccio vedere perché lui è uscito, è andato a giocare a padel, però me l'ha lasciato così potevo farvelo vedere. Ed eccolo qui. Tra l'altro la scatola è molto bella, quindi penso di conservarla. E qua c'è il bracciale, vediamo se con una mano riesco ad aprirlo. Eccolo qui. Ho preso solo il bracciale senza fargli inserire nessun tipo di ciondolino, perché so che lui ama solo i bracciali molto semplici, come una cosa di questo tipo, però è bellissimo. Tra l'altro, a differenza del mio, che ormai sono diversi anni che ce l'ho, il colore è il mio e non è più come questo, cioè non è così brillante, cioè guardate la differenza, si vede che è nuovo. Comunque gli è piaciuto. Avevo un piccolo dubbio in realtà, perché lui in realtà non porta gioielli, però l'ho tentata e gli è piaciuto, quindi sono molto molto contenta. Poi è arrivato anche un altro pacchettino, però lo aprirò con calma più tardi. Io adesso non vedo l'ora di farmi una bella doccia. Tra l'altro la prima cosa che ho fatto appena arrivata a casa è stata togliermi i vestiti del lavoro e mettermi una tuta, perché sono molto più comode. Poi c'è proprio una cosa che faccio appena arrivo a casa: i vestiti da lavoro li tolgo subito, però
ho aspettato a mettermi il pigiama proprio perché dovevo ancora farmi la doccia, la faccio adesso che così mi coccolo un pochettino e voglio fare anche un'altra maschera perché, cioè, non so se vedete lo sfogo che mi è venuto, cioè una cosa incredibile. Poi prima mi sono toccacciata e quindi ho peggiorato la situazione. Comunque io spero che questo video vi sia stato di compagnia, vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo presto con un nuovo vlog. Ciao!